Nelle scorse settimane abbiamo raccolto l'appello di chi fruisce del campo da basket, la pista in via Pablo Neruda. Serve una maggiore ristrutturazione, una maggior considerazione, dicono, ci sarebbero però dei fondi dal PNRR. Sì, chiaramente abbiamo percepito questa così dichiarazione, questa protesta dell'associazione sportiva che gestiscono il campetto appunto di Varea, dove dicono però, secondo me, una polemica che non capisco le motivazioni, perché dicono una cosa non esatta, che l'amministrazione comunale non avrebbe mai contribuito, che loro hanno fatto manutenzione da soli. È vero che hanno fatto manutenzioni, ma con i fondi che ha messo a disposizione il Comune, perché attraverso il contributo che ogni anno fino al 2019 noi abbiamo dato, poi nel 2020 si è smessa l'attività per i motivi che conosciamo tutti, il Covid, che spesso molti si scordano che usciamo da 2 anni di Covid pesante, che quindi ha limitato le attività, no? Che non potevamo uscire di casa, non potevamo fare attività sportiva. E quindi gli ultimi 2 anni non è stato fatto quel lavoro che è stato fatto in tutti gli anni precedenti, quindi viene omesso di dire da questa associazione, questa polemica, che a me sfugge il motivo, però senz'altro teniamo in considerazione, ma noi stiamo procedendo a realizzare un progetto con i fondi del PNRR che diceva lei prima, ma non è che lo decidiamo oggi, è già 2 mesi che gli uffici ci stanno lavorando per cercare di rifare tutto nuovo. Approfittando di questo bando di 2 milioni di euro che per il sociale, lo sport, delle attività dei bambini piccoli, cioè quindi tutti dei ragazzi, quindi il centro di Varea, l'Auser, il centro Auser dove c'è appunto il centro d'aggregazione, il campetto di cui stiamo parlando sempre lì accanto e la casa albergo. Quindi questo progetto che gli uffici stanno portando avanti per presentare il bando che scade il 16 di maggio, ci sarà la riqualificazione complessiva. Nel frattempo non è che stavamo con le mani in mano, tant'è che il mio staff, appunto De Angeli Matteo, sta lavorando, ha raccolto queste preoccupazioni già da qualche tempo e sta lavorando per fare una prima riqualificazione, che però sarà temporanea, perché spero fra un anno, se agganciamo questo finanziamento che dovremmo riuscire ad agganciare, partirà la riqualificazione di tutta l'area, compreso il campetto. Quindi dire che questa amministrazione, che sta lavorando su tutti gli impianti sportivi del nostro comune, è sicuramente una cosa, insomma, che dispiace, perché non si raccoglie quella che è la realtà. Quindi colgo l'occasione per dire che solo il campo in sintetico che l'amministrazione ha realizzato attraverso sempre l'associazione, ma con i fondi che l'amministrazione ha messo a disposizione, che Urbino non ce l'aveva, stiamo riqualificando, abbiamo i fondi per riqualificare il campo sportivo, la pista d'atletica, stiamo rifacendo il tennis, ne potrei dire 50, da Canavaccio a tutte le frazioni, ma non voglio citarle magari per dimenticare qualcuno. Quindi ecco, fare una polemica dove dice che l'amministrazione e l'assessore Vetri, che puntualmente sta sempre sul pezzo per cercare di dare risposte, che non è sempre facile dare, però sicuramente siamo sempre attenti a capire tutto quello che possiamo fare. E veramente, ecco, mi è dispiaciuto, perché il contributo che non era mai stato dato da mia conoscenza prima, che l'assessore Vetri ci ha tenuto particolarmente a riconoscere, e non viene per niente citato, come se l'amministrazione non avesse mai fatto nulla, cosa che non corrisponde alla verità.